tutti! Dicembre è iniziato e quindi si può ufficialmente parlare di Natale. Come ogni anno qua sul canale cercherò di fare dei video a tema partendo dal che cosa regalare a Natale. Qua sotto in descrizione trovate la playlist con tutti i consigli che ho dato negli ultimi anni, l'anno scorso ad esempio, che cosa regalare a chi ha tutto, come impacchettare i regali, come personalizzarli, ci sono dei tutorial, ricette, quindi se state cercando ispirazione, il link è qua sotto. Ma passiamo ai consigli di oggi. Ho cercato di rimanere abbastanza generica sul tipo di consigli da darvi, in modo da cercare di soddisfare bene o male tutti. Partiamo subito con gli amanti del tè, che ogni anno si vedono recapitare tazze su tazze su tazze, che per carità sono bellissime, io ho una collezione meravigliosa di tazze, però occupano tanto spazio, sono comunque tazze, se si è in due in casa difficilmente si riesce ad utilizzare tutto e poi, diciamocelo, è un regalo visto e rivisto per quanto bello possa essere. Quindi se volete regalare qualche cosa che abbia a che fare con il tè, avete una lista infinita di alternative alla solita tazza. Potete infatti regalare ad esempio un filtro, un colino particolare, ce ne sono tantissimi dalle forme più diverse, c'è anche a forma di gatto, ad esempio anche da Tiger. Potete se no acquistare una caffettiera francese che può essere utilizzata per i tè sfusi. Potete regalare del tè appunto sfuso, magari da un mercato specializzato, in modo che possano darvi anche dei consigli su che cosa regalare. Magari potete concentrarvi non solo sul tè, ma anche sulle tisane, perché nel periodo invernale è bello bere qualcosa di caldo anche la sera e il tè, essendo uno stimolante, non è molto consigliato, quindi potete buttarvi su delle tisane natalizie e no da regalare. Ci sono poi tantissimi negozi sia fisici che online che rivendono anche dei boccioli, dei fiori, che praticamente una volta nella teiera fioriscono e è possibile bere appunto l'infuso di questo bocciolo, ed è un'idea secondo me regalo molto bella perché è molto scenico da vedere. Praticamente è una pallina rinsecchita che a contatto con l'acqua calda pian piano si apre, fiorisce. Un'idea regalo a cui forse non tutti pensano ma potrebbe piacere tantissimo alle persone che amano le sorprese è il calendario dell'avvento, che lo so nasce per aspettare il Natale, no? In attesa del Natale ci si coccola con una sorpresa al giorno. Tuttavia, per tutto il mese di dicembre è possibile trovare i calendari dell'avvento molto spesso super scontati, proprio perché la gente in genere lo acquista prima. Quindi potrebbe essere un'ottima soluzione per regalare qualcosa di diverso che possa sorprendere, magari continuare a sorprendere anche dopo il periodo, diciamo, natalizio, con appunto un calendario dell'avvento, magari uno di quelli molto particolari. Mi vengono in mente quelli di skincare, di trucco, che generalmente sono molto molto costosi, nonostante abbiano all'interno comunque dei prodotti di qualità, però trovandolo magari anche scontato potrebbe essere una bellissima sorpresa. L'anno scorso ad esempio mia sorella mi ha regalato il calendario dell'avvento di Kiehl's e io sono rimasta super 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 contenta e soddisfatta, perché è un brand che a me piace tantissimo, i loro prodotti sono costosi ma molto molto di qualità, ed è stato bello aprire un paio di caselline al giorno, perché una sola non riuscivo e quindi ne aprivo sempre due al giorno. È stato molto divertente, quindi è approvato proprio personalmente come regalo. Altra idea, non solo per Natale, ma mi viene in mente anche per chi magari festeggia il compleanno vicino a Natale o chi si laurea, io ad esempio mi sono laureata a dicembre, potrebbe essere un bel orologio da Daniel Wellington, anche perché ci sono degli sconti ovviamente sia sul sito che nei negozi fisici. Innanzitutto con l'acquisto di due o più prodotti, quindi non solo gli orologi ma ad esempio anche i bracciali e gli anelli, avete il 20% di sconto, la confezione regalo sempre inclusa senza costi aggiuntivi. In più con il codice CB15 potete avere un ulteriore 15% di sconto. Non è un codice affiliato, sapete però che a me piacciono tantissimo i prodotti Daniel Wellington. Mi piace molto il fatto che siano degli accessori classici senza tempo, quindi possono essere sfruttati veramente in ogni occasione, dall'ogni giorno all'occasione speciale per uscire. E quindi secondo me è un'ottima idea regalo se magari volete fare un dono particolare al vostro compagno o ai vostri genitori, a vostra sorella, o appunto se avete degli amici che si laureano proprio in questo mese.
Come ogni anno cerco di consigliarvi anche dei negozi, diciamo, handmade, perché sono una grande appassionata, io stessa ho aperto uno shop, ho partecipato a diversi mercatini di Natale, so quanta passione, quanto lavoro ci sia dietro, quindi mi fa piacere potervi consigliare man mano degli artigiani nuovi. Oggi in particolare vorrei farvi conoscere il negozio di Carlotta, che trovate su Etsy, il link poi ve lo lascerò qua sotto in descrizione, si chiama Serendipity e guardate ad esempio che cosa realizza. Questa è la classica tote bag con una stampa però carissima che ha creato lei, ovvero Be Positive, ovvero sì positivo, però c'è un gioco di parole con quei polpastrelli, diciamo, dei gatti. La trovo un'idea super carina sia per gli amanti dei gatti che no, perché è comunque un messaggio secondo me di ispirazione, di motivazione, quindi è molto carino. Poi le borse intere, scusate se è un po' stropicciata, ma l'ho usata per il trasloco, è stata comodissima, è molto resistente, ci ho messo dentro un po' di libri. La tote bag secondo me è quell'oggetto di cui non ci si stanca mai, perché può essere utilizzato in tantissimi modi diversi, oltre che per fare la spesa sia nei negozi, diciamo, dove vendono prodotti sfusi, che al classico supermercato o al mercato della vostra zona. Appunto, può essere utilizzata come borsa, io molto spesso ci metto i libri, li avvolgo nella tela e li metto nello zaino in modo da attutire i vari urti possibili con gli altri oggetti, o comunque viaggiando lo zaino può capitare che tocca per terra o altre persone, e se si hanno dei libri magari un po' delicati c'è il rischio che si rovinino, quindi io lo uso anche come copertina per i libri. Sempre con questa stampa ha anche delle magliette molto carine, ha anche gli stickers e le spillette. Io la ringrazio tantissimo perché mi ha fatto dono di questi accessori, li trovo veramente strepitosi. Sul suo shop comunque ci sono anche altri oggetti che potete trovare, se non sbaglio fa anche dei ritratti su commissione, una cosa secondo me molto molto originale e unica. Cioè, pensate alla gioia di poter regalare ai vostri parenti o gli amici una cosa così unica, un loro ritratto, il ritratto della loro famiglia, una cosa da avere in casa, cioè strepitoso secondo me. Passiamo poi agli amanti della cucina. Che cosa regalare a chi ama pastrocchiare in cucina? Tralasciando la planetaria, la centrifuga, la vaporiera, tutti quegli accessori molto molto costosi che magari non tutti si possono permettere, ci sono però tantissimi altri tool che si possono regalare. Mi viene banalmente in mente il tappetino ad esempio in silicone per fare i macaron, oppure sempre il tappetino per fare i biscotti, in modo da non dover utilizzare tutte le volte ad esempio la carta da forno. Si possono regalare tantissime tortiere diverse per fare appunto non solo torte dolci ma anche salate. Sotto il periodo natalizio poi ci sono tantissimi stampini diversi a forma di albero, omino, insomma, pan di zenzero. Ma oltre agli accessori, una cosa utilissima in cucina sono anche i libri e i ricettari. Se avete un amico, un parente particolarmente appassionato di cucina, molto probabilmente avrà il suo ricettario. Se invece si sta approcciando adesso a questo mondo, vi consiglio di cercare magari un ricettario particolare. In giro se ne trovano tantissimi, andando nei negozi, diciamo, più specializzati, dove vendono anche gli album, ad esempio, di foto, ma banalmente anche da Tiger. Ho visto che proprio adesso per Natale hanno fatto dei ricettari specifici per le ricette da condividere. In fondo ci sono anche tipo delle liste staccabili per andare a fare la spesa. Insomma, sono delle cose poco impegnative dal punto di vista economico, ma che secondo me fanno una bella impressione. Per quanto riguarda i ricettari, ne ho due da consigliarvi. Se avete un amico familiare molto appassionato di cucina orientale, questo deve essere per forza un must. Giappone, già questo dice tutto. A parte che già solo visivamente fa un bellissimo impatto, perché la copertina è in bambù, quindi è un'edizione veramente molto molto curata. Ed è inoltre ovviamente illustrata, ci sono vari piatti dal Giappone, sono divisi in ad esempio antipasti, zuppe, pesce, adesso non becco più nemmeno un'illustrazione a farvi vedere,
Comunque ci sono sia le preparazioni, diciamo, base, tipo per fare i brodi, la pasta, che quelle cose un po' più magari particolari. In alcuni casi è necessario avere magari un market asiatico nei paraggi, però non necessariamente. Io molte volte mi arrangio con quello che ho in casa perché lo uso moltissimo anche solo per prendere ispirazione, quindi mischiare magari la cucina mia di tutti i giorni con quella orientale. Un ricettario invece abbastanza classico è come si fa il pane. Ebbene sì, fare il pane è possibile in casa anche senza la macchina apposita per fare il pane. Ci sono tante idee e spunti all'interno di questo libro, non solo su come fare il classico pane, diciamo, da mangiare con l'affettato, ma anche come fare ad esempio dei panini dolci, i croissant che mi avete visto fare in diverse occasioni, c'è la pizza, la focaccia, c'è veramente di tutto. Ogni passaggio è poi illustrato, quindi anche per i principianti come la sottoscritta è veramente utile. Poi magari nel periodo natalizio si ha anche più tempo per cucinare o da passare in famiglia ed è bello fare qualche cosa anche in cucina assieme. Per quanto riguarda i libri, molto probabilmente uscirà un video dedicato, intanto qua sotto in descrizione vi lascio qualche link a scorsi video e post sul blog in cui appunto vi consigliavo qualche cosa per l'inverno e per Natale. Un libro secondo me bello da regalare ad una persona che magari non è un appassionatissimo lettore, può essere un libro illustrato, magari su un argomento che è molto di interesse alla persona a cui volete regalarlo. Penso che per ogni argomento ci sia il suo libro, diciamo, enciclopedia, ma anche versione illustrata, che può essere uno sfizio molto carino. Quello che ci tengo a consigliarvi io è assolutamente Dietro ogni grande donna c'è sempre un grande gatto, di Lulu Maio, ovvero una raccolta di biografie di donne che hanno fatto la storia e che erano anche gattare. Le illustrazioni sono bellissime, cioè manco a dirlo, sono veramente molto 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 belle. Già solo per questo vale l'acquisto questo libro, soprattutto se avete magari un amico appassionato di gatti o se siete voi stessi potete farvi un autoregalo. È molto divertente, ci sono poi anche delle curiosità, dei test, ci sono anche io all'interno del libro, o meglio ci siamo io e Cersei alla fine del libro. Cosa fare se siete a corto di idee e l'unica cosa che vi viene in mente di comprare oltre alle tazze sono i calzini? Io personalmente adoro i calzini di Natale, ma mi rendo conto che siano un regalo spesso visto come da vecchi, un regalo un po' banale e scontato. Però c'è da dire che sotto Natale ci sono tantissimi calzini, tipo quelli da casa antiscivolo, bellissimi, a forma di animali, super morbidosi, super cosy. E se volete comunque fare un paio di calzini perché non avete altre idee, potete optare sul personalizzare i calzini. Mi è capitato un sacco di volte online di vedere queste pubblicità in cui in alcuni siti, ma banalmente basta passare anche nella vostra, diciamo, tipografia di fiducia, ci sono comunque quei negozi che non solo sviluppano foto o comunque fanno stampe, ma possono riproporre ad esempio su magliette, tazze, cuscini anche le foto che portate. E penso che possano fare anche appunto la stessa cosa sui calzini. Quindi prendere magari un'immagine che vi piace, può essere la foto del vostro gatto, del cane, dell'animale appunto, della persona a cui volete regalare questi calzini, ma anche semplicemente un disegno, una cosa comunque simbolica che secondo voi può rappresentare quella persona e può strappargli una risata. Alla fine, secondo me, la cosa più importante del Natale, dello scambiarsi i regali, non è tanto l'oggetto in sé, ma proprio il pensiero e la cura che c'è dietro. Infine, l'ultimo consiglio che voglio darvi è di regalare qualche cosa da poter gustare insieme. Soprattutto se vivete lontano dalla vostra famiglia o dai vostri amici, potrebbe essere molto carino portare qualcosa di tipico. Dolcetti, affettato, marmellate, qualsiasi cosa.
E niente, questi erano i consigli che volevo condividere con voi oggi. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete altre idee regalo originali, un po' diverse dal solito. O magari fatemi sapere che cosa vi piacerebbe ricevere, così magari chi scrollerà i commenti potrà prendere ispirazione anche dalle vostre wishlist. Spero che il video possa esservi utile. Vi ricordo che qua sotto in descrizione c'è la playlist con tutti i video dedicati al Natale, con tantissimi altri consigli ai regali. Ci sono anche i video dei miei regali di Natale, nel caso potete spulciare anche lì per prendere un po' di idee o di spunti. Trovate tanti tutorial e ricette e basta. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!